Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo ancora le proprietà colligative e in questo esercizio affronteremo l'abbassamento crioscopico e l'innalzamento ebullioscopico. Cosa significa abbassamento crioscopico? Significa che quando viene aggiunto un soluto, in questo caso non elettrolita e non volatile, abbiamo quello che si chiama abbassamento del punto di congelamento, di fusione della soluzione presa in considerazione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'innalzamento ebullioscopico: la presenza di un soluto all'interno di una soluzione innalza la temperatura di ebollizione della soluzione stessa. Sia l'abbassamento crioscopico che l'innalzamento ebullioscopico, così come abbiamo visto nella prima lezione, appartengono ambedue al fenomeno dell'abbassamento della tensione di vapore che abbiamo visto attraverso la legge di Raoult. Vi propongo un esercizio estremamente semplice, il quale mi chiede di calcolare la temperatura di ebollizione, di congelamento, quando andiamo a sciogliere del naftalene in benzene. La soluzione che ne deriva è 2,7 molale. E le formule sono estremamente semplici, vediamo quindi come procediamo. Ci calcoliamo quindi il primo valore, la temperatura di ebollizione. Sappiamo che in questo caso la variazione delta T e B è uguale alla costante ebullioscopica per la molalità, mentre l'abbassamento crioscopico delta TCR crioscopico è uguale alla costante crioscopica per la molalità. Quindi ripeto, il naftalene è una sostanza non volatile o poco volatile ed non è un elettrolita. Procediamo al calcolo. Abbiamo già reperito dalle tabelle i valori delle costanti ebullioscopiche e crioscopiche del benzene. Pertanto la delta T e B sarà pari a 2,53 gradi Celsius molale per la molalità che è 2,7 molale. Il valore che ne scaturisce sarà pari a 6,25 gradi Celsius. Per cui, conoscendo la temperatura di ebollizione del benzene puro, quindi la temperatura di ebollizione della soluzione sarà pari a 80,1 gradi Celsius più 6,25 gradi Celsius. La temperatura di ebollizione sarà pari a 86 virgola 4 gradi Celsius. Quindi questa è la temperatura di ebollizione della soluzione. Allo stesso modo ci calcoliamo l'abbassamento della temperatura di congelamento, quindi delta TCR è uguale alla costante crioscopica che è 5,12, anche questo espresso in gradi Celsius molale, per la molalità che è 2,7, otteniamo 12,6 gradi Celsius. Ora, poiché il benzene congela a 5,5 gradi, quindi la temperatura di congelamento della soluzione, ricordiamoci, sarà pari a 5,5 gradi Celsius meno 12,6 gradi Celsius, quindi dobbiamo in questo caso detrarre la temperatura e in questo caso la soluzione andrà a congelare a 7,1 gradi Celsius. Questi sono esercizi piuttosto semplici, quindi abbiamo visto cosa accade quando andiamo a sciogliere un soluto in una soluzione, quindi abbiamo un innalzamento della temperatura di ebollizione e un abbassamento della temperatura di congelamento. Vediamo adesso un altro esercizio per quanto riguarda l'abbassamento crioscopico e l'innalzamento ebullioscopico.
sempre abbiamo a che fare con un soluto non elettrolita e non volatile. Questo è un esercizio che un po' richiama i problemi di natura quotidiana, soprattutto per coloro che vivono in latitudine dove la temperatura notturne o di giorno sono piuttosto basse. Ci chiede l'esercizio: per evitare di congelare l'acqua di raffreddamento congeli a temperature inferiori a 0 gradi, aggiungiamo del glicole etilenico, quindi questo anticongelante. Supponendo che la soluzione sia perfetta, calcolare il volume di glicole etilenico che bisogna aggiungere a un litro di acqua, perché questa non congeli a temperature inferiori a 10 gradi. Quindi in questo caso andiamo a scrivere la formula della variazione della temperatura di congelamento, quindi delta TCR è uguale alla costante crioscopica per la molalità. Ora noi abbiamo la costante crioscopica, abbiamo il delta CR, quindi ci possiamo andare a determinare la molalità. La molalità in questo caso sarà pari al rapporto delta TCR fratto la costante crioscopica. Andando a sostituire avremo questo valore 10 gradi Celsius, lo possiamo prendere in valore assoluto chiaramente, fratto 1,86, qui viene espresso in gradi Celsius, chilogrammi mole. Andando a eseguire l'operazione, il valore che ne scaturisce sarà pari a 5,376. Ora, per determinare adesso la quantità di glicole, dobbiamo moltiplicare il numero di moli, quindi determinare la massa del glicole, quindi la massa del glicole sarà pari a 5,376 per il peso molecolare che è 62,07. Il valore che ne scaturisce è pari a 333,70 grammi. 333,7 grammi. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo caso, poiché non ci viene quindi proposto un litro di solvente, quindi possiamo definirlo quindi un chilo di solvente, il numero di moli presenti nella soluzione sarà 5,376. Moltiplicando il numero di moli per il peso molecolare otteniamo la massa del glicole presente, quindi la massa del glicole presente in un litro in un chilo di solvente. Ci chiede però l'esercizio questo: quanti millilitri di glicole dobbiamo aggiungere a un litro di acqua? Per cui, come andremo a definire questo valore? Andando a trasformare in questo caso la massa in volume. La densità del glicole è pari a 1,11 grammi millilitri. Questo valore che non avevo riportato nell'esercizio. Per cui, andando a impostare la relazione che la densità è uguale alla massa fratto il volume sarà pari alla massa fratto la densità. Andando a sostituire 333,7 grammi fratto 1,11 grammi millilitri, il valore che ne scaturisce sarà pari a circa 301 millilitri.
Pertanto, per impedire che l'acqua congeli a temperature superiori a meno 10 gradi, a un litro di acqua dobbiamo aggiungere 301 millilitri di glicole etilenico. L'esercizio ci chiede anche a quale temperatura bollirà la soluzione, perché diciamo questo, che l'anticongelante, oltre ad avere un effetto sul punto di congelamento, andrà a determinare anche un innalzamento della temperatura di ebollizione. Quindi in questo caso il raffreddamento del motore viene preservato anche nei periodi diciamo estivi, o comunque nei periodi in cui l'acqua non subisce alcun congelamento. In questo caso andiamo ad applicare la formula che la variazione nella temperatura di ebollizione sarà pari alla costante ebulloscopica, che in questo caso è quindi costante ebulloscopica per la molarità che abbiamo già definito, quindi delta T e B è uguale a 0,52 gradi Celsius chilogrammi per mole alla meno 1 o frattomole per la molalità, che in questo caso era 5,376, andando a moltiplicare il valore che ne scaturisce, quindi questa è la variazione della temperatura di ebollizione, è pari a 2,8 gradi Celsius. Ora, per vedere il punto di ebollizione della soluzione, dobbiamo andare quindi temperatura di ebollizione della soluzione sarà pari a quindi 100 gradi Celsius, in questo caso del solvente, più la variazione della temperatura di ebollizione, che è 2,8 gradi Celsius. Quindi il liquido, la soluzione bollirà a 102,8 gradi Celsius. Quindi in questo caso abbiamo affrontato un esercizio partendo da presupposti differenti. Spero che sia stato chiaro nella spiegazione. Iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like.